Il presidente dell'INPS Boeri: servono migranti regolari per sostenere il sistema. Salvini: decreto dignità, buon inizio. Slitter: recupero dei ragazzi nella grotta in Thailandia. Il presidente dell'INPS Boeri, nella relazione presentata in Parlamento, conferma le analisi sulla necessità di flussi migratori adeguati e regolari per sostenere l'equilibrio del sistema e avverte: la riforma delle pensioni con quota 100 costerebbe 18-20 miliardi l'anno. Il decreto dignità è un buon inizio, poi il Parlamento cercherà di renderlo ancora più efficiente e produttivo. Arginare le delocalizzazioni, dice il vice premier Salvini. Ok alle modifiche, ma non annacquare le norme, afferma poi il suo collega Luigi Di Maio. Il tentativo di riportare in superficie i 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia con il loro allenatore non avverrà presto perché il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede periodi di immersione. Nel frattempo i ragazzi si stanno allenando con le maschere in vista di un ritorno in superficie, ancora però non programmato. I quotidiani spagnoli non hanno dubbi, il futuro di Cristiano Ronaldo sta per tingersi di bianco e nero. Giocherà nella Juventus, un sogno per i tifosi della vecchia signora che per tutta la giornata di ieri ha tenuto banco sulle prime pagine sportive. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti, come sempre, basta andare sul sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.